Ok, ciao ragazzi, sono sempre io Rosario, le sue cose, le sue invenzioni. Oggi ho finito un'altra graziellina elettrica, l'ho fatta io, ovviamente questa si può chiudere, è una folding bike che si può chiudere, io l'ho fatta elettrica. Vi faccio vedere il motore e il sistema per andare appunto in elettrico. Guardate, poi nei commenti mi fate sapere se vi piace oppure no. Ciao, iscrivetevi al mio canale, tanto è gratuito, mi fa piacere. Bella lì. Allora, vedete? Allora, i fili fosforescenti li ho messi io perché mi piacevano, quindi poi nei commenti fatemi sapere. Allora, pedali molto aggressivi, paramotore d'alluminio. Ovviamente questo agisce sulla ruota, va a premere sulla ruota e gira. È batteria, voltometro, ora vi faccio vedere il tutto. Acceleratore, ovviamente è molto grezza, però a me piace fare le cose grezze, quindi ovviamente si può piegare. Velocità massima l'ho testata 15 all'ora. Non è male. Allora pensate, questo qui che sembra il motore della macchina di Ritorno al Futuro o qualcosa del genere, in realtà era un motore di un'elettroventola per raffreddare appunto il radiatore di una macchina giapponese. Ce l'avevo qui in garage, ho detto ma perché no? E quindi ho fatto la bici elettrica appunto con questo motore. Questa ruota che voi vedete non è una ruota, era la ventola. Io gli ho tagliato tutte le alette, l'ho allisciata e devo dire che fa molto presa, sella ammortizzata. Ora vi faccio vedere tutto. Batteria a 12 volt, 14 ampere. Ovviamente devo dire che non va male, ripeto, fa 15 all'ora. Però pensate che è un motorino della ventola, quindi se poi lo fate con un motore sempre della ventola da 24 volt di un camion, vedete che va forte. Ok, adesso accendiamo il tutto. Allora, voltometro. Qua ti dice la batteria adesso è al 78%, si sta ricaricando un pochino, vedete che sale. Fa un po' di recupero di energia, quindi va bene. Vedete? Vedete che pian piano sale, se non si utilizza. 12,6, se adesso è un po' scarica, però comunque gira forte lo stesso. E niente, adesso vi faccio vedere il tutto. Qui c'è il vano batteria. Vedete, si può pedalare benissimo, quindi questo è il coprimotore, il paramotore. L'ho fatto praticamente visto che i pedali sono di alluminio, ho fatto il paramotore d'alluminio, ok? Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere. Ovviamente io ho il telefono in mano, quindi vediamo come gira. Pensate come va. Con un semplice motorino di una macchina. E gira forte, credetemi. Cioè, pensate, fa un'aria assurda. Guardate, qua c'è l'erba, guardate come la sposta via. Gira, mi faccio pure del male. Questo è tutto, poi ovviamente la prova su strada la farò. Comunque, poi domani carico la batteria e poi ho intenzione anche di metterle un piccolo pannello solare che l'ho ordinato in modo tale che praticamente la batteria mi
tenga sempre la carica e ovviamente si ricarica. Bene, questo è tutto. Se vi piace, mi fa piacere, se non vi piace va bene uguale. Bene, ok. Ok, questo è tutto, ciao ragazzi, che dire, se avete bisogno chiamatemi pure su Messenger Facebook, se avete bisogno di riparare o qualche consiglio, non c'è problema, ciao da Rosario, le sue cose e le sue modifiche e le sue invenzioni e le sue creazioni, ciao, un abbraccio, ovviamente Dualtron è sempre il massimo, ciao.